Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Ori and the Will of the Wisps, il mio gameplay walkthrough registrato in 4K e 60fps da PC. Nello scorso episodio avevamo iniziato ad esplorare i deserti ventosi. Avevamo anche ottenuto l'abilità scavo, grazie al quale ora possiamo essenzialmente scavare nella sabbia, ed ora come ostacoli fisici non c'è più precluso nulla all'interno del mondo di Ori. Abbiamo tutte le abilità che ci permettono di superare i vari ostacoli. Ce ne manca a dire la verità solo una, ma è un'abilità un po' particolare che vedrete verso la fine del gioco. Ora dobbiamo solamente andare avanti, quindi. Vi ricordo che possiamo appunto scavare, possiamo sfruttare le palle di sabbia per fare queste cose molto fighe. E dobbiamo tornare indietro. Qui abbiamo il Grom. Il Grom che è il minatore dei Gorlek, che ci chiedeva un bicchiere d'acqua. Esatto, ci chiede ancora l'acqua, non è cambiato il suo dialogo. Possiamo sfruttare anche questa sabbia per salire, vedete? Oh sì sì, ora diventa tutto molto più semplice. Almeno in questa zona, perché possiamo andare anche qui sotto. Possiamo andare di qui, prendere questa esperienza. Possiamo anche ferire questi mostri, come vedete, ucciderli. Queste sono pepite d'oro che possiamo prendere. Anche questa è esperienza. E come vedete abbiamo esplorato anche tutta questa zona. Siamo riusciti a prendere tutto quello che c'era qui. Ora possiamo scendere ed esplorare queste ultime zone che c'erano rimaste precluse, proprio per via della sabbia. Vediamo, qui possiamo scavare, dove c'è questa pala, e otteniamo una gemma misteriosa. Hai trovato un nuovo oggetto, missione. Pulsa con un bagliore minaccioso. Porta la gemma misteriosa a uno specialista. Sì, gliela porteremo. Nel frattempo però torniamo un po' indietro qui. Attenzione. Aia, che botta. Guarda come picchia questo. No, vabbè, mi sta facendo malissimo. Via, stronzo. Ecco qua. Sì, dovevo riprenderci un po' la mano perché vi svelo un segreto. Era da un bel po' che non aprivo Ori. Eccoci qui. Ora possiamo andare qui sotto. Possiamo ferire mortalmente questo mostro. Prendere anche queste pepite d'oro molto vicine alle spine. Eccone un altro da ferire e da uccidere. Allora, ecco qua. Questa è la fine della gara. Cioè, o meglio, l'inizio della gara. La fine, come vedete, è quassù. Una gara che faremo magari un'altra volta, perché è un po' tosta, Mentre questo missile a cosa potrà servire? Vediamo un po', Vediamo un po' cosa mi potrebbe servire questo missile. Forse a nulla. Ah no, ecco qua, esatto, per prendere questa esperienza. Mi sembrava strano che lo mettessero lì senza poi farlo servire a niente. Ahia, no, devo essere più veloce. Devo essere decisamente più veloce. Vi ricordo che Ori comunque è un gioco di abilità. Mannaggia me. E vi ricordo anche che, come vi ho detto, devo riprenderci un po' la mano. Ecco qua, vai. No. Devo farlo meglio. Vieni su. Perfetto, così. Ole. Altra esperienza. Noi nel frattempo ci curiamo. E come vedete abbiamo esplorato anche tutta questa parte. Ora possiamo andare un po' più avanti. A dire la verità possiamo anche andare un po' più su. No, un po' meglio però. Oh, allora? Ole. Ecco qua. Cerchiamo di salire un po' di più. Vediamo, Qui abbiamo dell'altra esperienza. Così abbiamo preso tutto quello che c'era qui. Ed ora possiamo andare avanti. Qui abbiamo già preso quello che c'era da prendere. Possiamo sfruttare anche queste sabbie per scattare. Ed ora possiamo andare sotto. Qui sotto. Lo scoiattolo ci interessa al giusto. Attenzione a tutte queste piante che vorrebbero mangiarci. Ma noi arriviamo qui e prendiamo un frammento di cellula energetica. Qui non si può rompere, quindi torniamo indietro. Attenti sempre a queste piante.
Lo scheletro può essere danneggiato anche dallo scatto. Bene. Poi di sopra c'è. Aia. Questo però forse posso fare così. Esatto, e distruggergli la sua armatura. Per poi finirlo. Con il martello, come vedete, potete distruggere l'armatura. Qui posso salire, sfruttando la sabbia, e possiamo prendere un altro potenziamento. Una cellula vitale. Bene, bene, bene. Qui possiamo salire ancora. Aia. Esattamente. Allora, andiamo qui, tiriamo via lui. Ecco fatto. E qui sotto si può sfruttare la sabbia per avere uno slancio. Ecco, magari meglio di così, non facendovi male sulle spine. Per prendere dell'altra esperienza. Ecco qua, mi curo per bene. E poi posso proseguire. Ho esplorato tutto quello che c'era da esplorare qui. Ora possiamo solamente andare in alto. Ho fatto un po' di backtracking. Ecco qua. Curo di nuovo perché mi sono fatto malissimo contro quelle spine. Tanto l'energia non dovrebbe mancare troppo. Ok, attento a questo, eh. Meglio salire. Ecco fatto. Allora, vediamo un po' dove posso andare qui sopra, eh. Posso andare qua su ed esplorare quest'ultima parte. Cosa che voglio fare. Esattamente, sfruttando appunto quella sabbia sono potuto andare su. E come vi dicevo, si può andare ancora più su da qui, perché qui abbiamo già preso il frammento, se vi ricordate nello scorso episodio era qui. Ma noi possiamo sfruttare la sabbia per andare ancora più su. Ecco qua, prendere questa esperienza gigante, aia, ed andarcene. Sì, comunque fanno un danno assurdo queste spine. Ho consumato tutta l'energia per curarmi. Ok, vediamo se manca ancora qualcosa. No, posso andare da questa parte allora. Eccoci qua, per fortuna qui c'è dell'energia. Questo non si può rompere. Questi possono essere sfruttati in questo modo. No, meglio, 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 meglio. Dai, ricreati. Esatto. No, dai. Ma, mannaggia. Non prende bene lo scatto, perché devo essere più vicino. Ecco fatto, così. Vabbè, dai, facciamo così e andiamo. Ora possiamo passare da questa parte, dove prima non potevamo andare. Abbiamo ucciso questo mostro, rischiando di andare sulle spine, tra l'altro. Anche qui. Dobbiamo stare attenti a non andare sulle spine. Qui c'è un passaggio segreto che ci dà un'altra cellula vitale. Ecco qua. È pieno zeppo di segreti questo posto, eh. Mentre qui si può proseguire. Abbiamo altra esperienza. Altra esperienza. Altre pepite d'oro. Ecco qua. E stiamo tornando da questa parte. Qui sopra però c'era un passaggio nascosto che noi non abbiamo visto, ma guardando la mappa possiamo trovarlo. Ecco qua. Possiamo almeno intuire che ci fosse un passaggio segreto. Stiamo raccogliendo un botto di potenziamenti, eh. Ecco fatto, qui c'è anche dell'energia che prendo volentieri. Mentre qui credo non ci sia più nulla da fare. Perché da qui si torna sotto. Quindi proseguiamo da questa parte, torniamo su. Esattamente, possiamo anche fare quello. Ah, questo è respawnato, ma non gli è bastato a quanto pare morire prima. Aia. Che botta che mi son dato. Ok, saliamo qui sopra. Allora, curiamoci un po' con questa. Poi uno così e prendiamo l'energia. Come vedete ora possiamo andare da questa parte, dove c'è anche un pozzo dello spirito, quindi ci andiamo subito. E c'è anche la missione del diamante. Guardate che spettacolo che è questo gioco. Guardate quello sfondo. Noi là ci andremo. Cos'è quella? Una gemma? Sembra un po' scabra, non trovi? Fossi in te, la farei vedere a un esperto per accertarmi che non ci sia pericolo, Squark. Ok, non parla più. Questo Squark ci avrebbe parlato di una gemma da trovare in questo posto, eh.
e ci avrebbe tipo detto un posto dove magari si è scavato, una cosa del genere, e noi avremmo intuito che si trattava di quel posto strano con la pala. Questa non si rompe, vero? No? Bene, abbiamo salvato, qui possiamo tornare su in questo modo. E andiamo avanti. Questo invece si rompe e nasconde un minerale dai Gorlek. Ecco qua, saliamo. Prendiamo tutta l'esperienza che possiamo. Tanto è esperienza gratis, non vedo perché lasciarla lì. Ecco qua. Come vedete abbiamo esplorato praticamente tutto ed ora manca l'ultima zona. Qui abbiamo delle chiavi di volta da prendere. Direi di farlo subito. Allora, togliamo la corazza a questo e combattiamo contro questo Gorlek. Lo abbiamo pestato per bene. Qui basta fare così per prendere la chiave di volta. Ed ora si può scendere qui. Allora, l'altra chiave di volta, chissà dov'è. Allora, qui sotto non c'è nulla, quindi proviamo ad andare da questa parte. Qui mi sa di zona segreta, eh. Qui mi sa di zona segreta per andare a prendere un premio. Vediamo se riusciamo a farla. Ecco, ho già sbagliato il pulsante. Ah, mettiamoci qui. Deve essere decisamente più veloce, con un tempismo diverso magari ce la faccio. Qui è tosta, eh. Ok, preso. Ora là devo essere molto veloce. E qui mi sa che ho perso. Esattamente. Questa è tostissima di zona segreta, eh. Molto tosta. Esatto, devo essere super veloce. Devo avere anche un tempismo qui che è un po' difficile da capire. Allora, proviamo così. Esattamente. E qui poi bisogna essere ultra veloci. Non bisogna farsi fregare. Esattamente. E abbiamo preso frenesia. Un premio un po' stronzo, un po' come l'anello di Calamith in Dark Souls, per questa parte molto ostica. I nemici si rigenerano più velocemente. Credo che sia adatto per farmare questo coso. Comunque i frammenti, come vedete, ce ne mancano ancora parecchi. Anche se siamo verso la fine del gioco. Io volevo vedere la mappa. Esatto, ora dobbiamo tornare giù. Cosa che può essere magari anche più difficile della salita 9. Non fino a questo punto. Basta non farsi colpire dai proiettili. Esattamente, si può tornare giù. Curiamoci. E torniamo da questa parte. Bene, bene, bene. Guarda quanta bella esperienza. Mostriciattolo. Che deve morire. Esattamente. Anche tu puoi crepare, grazie. Non l'ho colpito. Ora sì. Devo andare in alto qui. Ancora più in alto. Ed ecco qua. Frammento di chiave. La chiave di volta, essenzialmente. Qui non c'è nulla. Quindi si può scendere, fare così e andare da questa parte per ottenere dell'esperienza segreta. Ed infine possiamo salire. Olè! Così. Guardate questa porta, teneva bloccata tutta questa sabbia. Eccoci qua. Un altro Gorlek. Decisamente più pericoloso di quello di prima perché è armato. Però tre colpi e va giù comunque. Perché noi ormai facciamo dei danni assurdi. Eccoci qua. Lì c'è un muro da spaccare. Con il missile. Beh, dai, spara in un altro, grazie. Seguimi, bravo. Aia. No, aspettate, devo rifarlo. Devo curarmi però. Ah, qui sopra non si può riuscire ad andare, ci serve il missile per farlo. Questa parte è un po' difficilina, però ci dobbiamo riuscire. Ecco qua. E uno è andato.
Ora ce ne serve un altro per andare lassù. Facciamoci seguire. Aspettiamolo un po' qui. Poi andiamo. No! Infame. Doveva venire ancora un po' più su. Rifacciamolo, rifacciamolo. Dai, rifacciamolo. Vieni su. Grande. Bravo così. E abbiamo il frammento di cellula energetica. E possiamo anche passare da questa parte. Qui possiamo picchiare lui, che è andato anche contro le spine, mi sa, per quello che è morto subito. E qui ci serve di nuovo un missile per spaccare questa cosa. Vediamo se ne troviamo uno più vicino, eh. Questo scoiattolo mi ha fatto malissimo. Qui di nuovo ci servono dei missili. Però qui ce n'è uno. Quindi facciamo seguire qui. E questo almeno è rotto. E possiamo prendere il premio. Un bel po' di esperienza. E ecco qua. Poi venga, signor missile. No, venga meglio però. Signor missile, non faccia queste figure, eh. Ecco fatto, preciso. Stuc, proprio lì. E possiamo attivare la leva, che ci permette di andare avanti. Tra l'altro ora quando passeremo di lì avremo un missile addosso. Io qui mi prendo volentieri dell'altra energia e mi curo. Ok, no, no, non ci ha visto il missile. Qui possiamo stare attenti perché appunto c'è un altro missile. Però ci possiamo far seguire qui per ottenere un altro frammento di cellula vitale. Ma qua una scorpacciata di collezionabili stiamo facendo ora. Qui bisogna stare, bisogna prendere un po' il tempismo e andare su. Allora, tu però che ti metti lì a sparare non vai bene, eh. Scusa. Guarda, gli togliamo l'armatura e li seguiamo. Ecco fatto. Qui, percorso ostacoli, siete pronti? Prendiamo un po' di esperienza qua e andiamo. Vabbè, quasi dai. Quasi fatto. Questo è uno di quelli che lo fa tre volte. Però non può nulla contro di noi. Sentite anche che bella la musica dei deserti ventosi. Che bella. Ok, qui forse mi sarebbe servito lo scoiattolo per salire. Ma si può rimediare. No, non si può rimediare. Mannaggia lo scoiattolo, mi serviva. Allora, qui sono morto instant. Però è tornato lo scoiattolo, grazie. Posso quindi fare questa cosa e prendermi l'esperienza. E poi eliminarlo. Grazie scoiattolo. Una volta che sei servito al mio scopo ti ho eliminato. Umano simulator. Comunque, andiamo da questa parte. Dobbiamo stare attenti qui a questi raggi della morte. Qui si può scendere. Attenti al missile che colpisce tutti e tutto. Ok, rimaniamo un attimo qui. Vabbè, facciamoci colpire dal missile perché non possiamo fare nient'altro. E qui poi è tosta, eh. Qui è tosta perché non so nemmeno dove debba andare. Aspettate un secondo. Aspettate un secondo. All'esperienza di sopra l'ho presa, vero? Sì, ok. Allora, qui l'ho presa, perfetto, mi curo. Allora, qui sotto non ci sono andato, quindi facciamolo così almeno mi salva il progresso. Ecco fatto. E poi da lì sopra, dove posso andare? Vediamo, eh. Devo essere molto veloce ad andare magari lassù. Però mi sembra strano perché... infatti... Ah, qui esatto, qui qui. Sono al sicuro. Mi stava sfuggendo quell'angolino in particolare. Ed ora posso andare qua. Vedete, era più facile di quello che sembrava.
Ok. Era più facile di quello che sembrasse. Parliamo in italiano, magari. Ecco fatto. Scoiattolone! E Gorlecon, boom, mi ha lasciato con 2 HP, stavo per morire male contro questi due nemici. Però qui dietro abbiamo un altro pozzo dello spirito, dove possiamo salvare. Qui iniziamo a vedere delle architetture particolari, queste colonne, guardate anche lo sfondo. Inizia ad esserci un'architettura particolare, infatti siamo in dirittura di arrivo. Ma per questo episodio è tutto. Perciò io vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, a commentare e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto, al prossimo video dove affronteremo l'ultima parte dei deserti ventosi e prenderemo finalmente l'ultimo frammento della luce dell'albero dello spirito. Al prossimo video.